Bentrovati amici di Medical Excellence, nuovo appuntamento con Prima Pagina Salute. Bentrovata Michela, sono tornato. Sei tornato, sì. Ti eri preoccupata? No. No, sono stata, devo dire, bene. Ti abbiamo visto assolutamente tranquilla, ma sono tornato lo stesso e mi sono riseduto nella mia postazione. Qualcuno pensava di essersi liberato no, di me, invece. No, invece niente. E invece no. Cominciamo subito la nostra puntata. Fra poco, ve lo preannuncio, ci collegheremo con Roma per parlare di pediatria, per parlare dei problemi dei nostri figli, e quindi dei problemi di tutti i giorni, ovviamente, non di problemi sì, molto, molto gravi, che poi sono i problemi che affliggono tutti i genitori. Prima però una notizia di cronaca. Sono 7 le persone arrestate dagli agenti della squadra mobile di Catania per l'aggressione del medico del pronto soccorso Vittorio Emanuele, appunto di Catania, avvenuta la sera del 1 gennaio. Sono ritenute responsabili a vario titolo reati di lesioni aggravate, violazione di domicilio, interruzione di pubblico servizio e minaccia a pubblico ufficiale. Per l'aggressione era già finito ai domiciliari Mauro Cappadonna, di 47 anni. Il suo processo è già iniziato con la richiesta di diverse costituzioni di parti civili, compresa quella della vittima. Il medico aggredito si era rifiutato di fornire le generalità di una donna che avrebbe avuto un incidente stradale, urtando l'auto dell'imputato, accusato anche di lesioni aggravate. Il giudice monocratico del Tribunale di Catania, Eliana Trapasso, ha fatto sapere che deciderà nella prossima udienza, fissata per il 21 marzo, sulle proposte avanzate dalla vittima, da un'associazione di utenti, dall'ordine dei medici e da un gruppo di medici dello stesso ospedale. Già ammessa come parte civile, l'azienda ospedaliera, il cui legale, l'avvocato Fiumefreddo, ha chiesto venga contestata anche l'interruzione di pubblico servizio. Il medico aggredito fu colpito alla regione orbitale e a quella fronto-parietale, riportando edemi. Ed è arrivato il momento del nostro collegamento. Michela, andiamo a Roma, anche quest'oggi, perché mi pare che già questa settimana, se non mi ricordo male, ci siamo stati, per parlare con la dottoressa Teresa Rongai, che è segretario regionale della FIMP Lazio, ovvero della Federazione Italiana dei Medici Pediatri. Intanto ben trovata, dottoressa, e grazie di essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi per questa intervista. E allora, con la dottoressa tratteremo diversi argomenti, e vi possiamo già preannunciare che la troveremo nella puntata di oggi, ma anche nella puntata di domani. Oggi cominciamo con un argomento veramente caldo e scottante, di estrema attualità, cioè quello legato ai vaccini, perché purtroppo si è registrato proprio in Lazio un altro caso di meningite, e nella maggior parte delle situazioni, anzi forse sempre, lo chiedo alla dottoressa, è dovuta alla mancata vaccinazione. Esatto. Sì, come diceva lei, il problema delle vaccinazioni è un problema molto sentito, sentito dalle famiglie e sentito dagli operatori sanitari. Perché questo? Perché dal 2013-2014 c'è stato un enorme calo in 4-5 punti percentuali sulla copertura vaccinale di alcuni vaccini molto importanti, cioè sui vaccini cosiddetti obbligatori, quindi difterite, tetano, pertosse, polio, eccetera. Quindi questo ha allarmato un po' gli operatori sanitari, e ci siamo chiesti come mai sta avvenendo questo. In effetti, se lo chiediamo anche noi, dottoressa, perché in effetti è un po' strano. Certo, ma noi abbiamo studiato questa fenomenologia, e secondo noi questo è dovuto al fatto che il genitore di oggi non ha la visione delle malattie importanti per i quali ci si vaccina, quindi la polio, la difterite, cioè sono malattie ormai scomparse. Il nostro territorio ormai è stato considerato territorio polio free, però non è totalmente così, perché il virus della polio ancora esiste nelle nostre fognature, purtroppo nelle nostre città, nei nostri paesi ci sono ancora virus della polio attivi, e quindi per non contrarre la malattia bisogna che si abbia una copertura del 95%, cioè su 100 bambini 95 devono essere coperti dalla vaccinazione, e questo non accade perché la media nazionale, alcune regioni sono più brave ad avere una copertura sopra il 96-98%, ma alcune regioni hanno una copertura 90-91%. Questo che cosa vuol dire? Che non è che siamo isolati nelle nostre regioni, cioè c'è un movimento di persone che girano, eccetera, nel nostro territorio nazionale e anche globale, per cui le infezioni si sono un po' diramate in tutto il
nostro territorio nazionale e anche internazionale. Quindi qual è la sicurezza che noi dobbiamo avere? Dobbiamo avere una copertura che si chiama herd immunity, cioè l'immunità di gregge, che copre tutta la popolazione. Quindi non è un problema personale la vaccinazione o individuale, è un problema di sanità pubblica. Perché diciamo di sanità pubblica? Perché ci sono tanti bambini che hanno malattie oncologiche, malattie transitorie, che non possono essere vaccinati, che se non si ha la copertura adeguata, questo famoso 95%, possono contrarre la malattia. Una malattia come la polio, la difterite, che diciamo non esisteva più, può ritornare perché si abbassa il cosiddetto percentuale di copertura. Quindi questo per noi sanitari è il target, quindi raggiungere questa copertura. Perché ci sono poi questi casi adesso che sono più frequenti di meningite? Un po' è dovuto al fatto che i media un pochino hanno presentato ogni volta che accade un caso di meningite, lo hanno presentato, quindi si è più a conoscenza. Però non è che sono aumentati dal 2015 i casi di meningite quest'anno, sono quasi gli stessi. L'unico caso atipico è stato il caso della Toscana, dove sì, il virus, il batterio della meningite, il meningococco C principalmente, ha subito una modificazione. In medicina si dice che si è formato un clone, cioè un parente un po' diverso, che è un po' più aggressivo, che le hanno chiamato appunto ST11, meningococco ST11. Questo è stato un po' più aggressivo, ha contagiato persone anche adulte che non erano state vaccinate da piccoli per il meningococco C, e quindi lì c'è stato un incremento di vaccinazione di casi di meningite. E anche per la campagna resto, di vaccinazioni molto massiccia, ecco, in risposta a questa emergenza in Toscana, ne parlavano molto gli articoli. Sì. Ma io le vorrei chiedere, per riuscire un po' a sconfiggere quello che è il pregiudizio, perché il genitore che non vaccina il figlio lo fa perché teme, ecco, in qualche modo che possa scatenare altre reazioni. Si è parlato di autismo che è stato poi smentito, ma messaggio possiamo lanciare per rassicurare i genitori? Allora, innanzitutto io dico questo: noi in Italia abbiamo questa particolarità che è il fiore all'occhiello della sanità pubblica, che è uno specialista in pediatria che ha a disposizione tutti i giorni, uno specialista convenzionato, quindi col servizio sanitario pubblico, quindi gratuito, che può dare tutte le informazioni inerenti a queste problematiche sanitarie. Purtroppo molto spesso ognuno diventa autoreferenziale in una materia dove purtroppo, se uno non è esperto, molte volte non si può fare una propria idea. La vaccinazione non è un'opinione e non è un pensiero, e sono dati scientifici dove ci sono stati numerosi studi nazionali e mondiali, dove l'esperto sa che cos'è la malattia e cos'è la vaccinazione. Quindi innanzitutto rivolgersi al proprio medico curante, al proprio anche medico di medicina generale, al proprio pediatra di famiglia, che può dare informazioni scientifiche, lo ribadisco, sul problema, e quindi che conosce anche il bambino, che sa le problematiche che ha, se ha il sistema immunocompetente non adeguato, quindi sa quando può essere vaccinato, sa com'è nato, sa le malattie che il bambino ha già contratto, quindi può dare una informazione scientifica valida. Certo, la mamma che viene a chiederci perché devo vaccinare mio figlio è una mamma che porta il proprio bambino sano a fare un'iniezione, quindi non ha la cognizione che sta facendo una cosa che nel momento è utile, perché poi il bimbo piange, ci potrebbero essere insomma delle reazioni, esatto, tipo la febbrista di febbrili, ecco, fa la puntura, poi piange, poi non sta bene, può venire la febbre.
però quella c'è sempre, ve lo assicuro, da genitore c'è sempre la febbre. Sì, c'è sempre. La prima vaccinazione no, perché il sistema immunitario non sa cosa stiamo iniettando, quindi non ha ancora la risposta anticorpale. Su questo posso dare tranquillità ai genitori che portano un bambino dal secondo o terzo mese di vita a fare la prima vaccinazione. Il più delle volte il bambino non ha febbre perché è la prima vaccinazione. La febbre compare alla seconda perché appunto l'organismo sa che cosa si è iniettato prima, ha la cosiddetta risposta anticorpale che aumenta il livello degli anticorpi e questo può portare la febbre, non a tutti ma può portare la febbre, però è un evento, diciamo, è un evento che per noi è un effetto positivo, nel senso che sappiamo che c'è la risposta anticorpale a quel vaccino. Però sono reazioni lievi. Il problema dell'autismo, come diceva la giornalista, è stato per noi molto deleterio. È stato un falso ideologico, un falso scientifico di un collega inglese che è stato poi radiato dall'albo dei medici inglesi, dove c'è stata una diciamo correlazione fra il vaccino del morbillo e l'autismo. Questo evento è stato diciamo è stato solo un evento temporale, nel senso noi dobbiamo sapere che purtroppo lo spettro autistico, quindi la malattia dello spettro autistico, è un evento che la cui diagnosi si fa intorno al 12-18 mesi, cioè quando diciamo di solito si fa la vaccinazione per il morbillo, la parotite e la rosolia. In quel momento noi facciamo la diagnosi perché il bambino deve fare alcune cose, deve indicare l'oggetto, cioè il famoso segno deittico, deve guardare la mamma, il fratellino, l'ambiente che lo circonda. Quindi quando non fa questo noi incominciamo a vedere che c'ha particolari problemi di relazione, quindi che i suoi neuroni specchio, cioè quelli neuroni che ci fanno vedere l'altro, non funzionano. Quindi noi sappiamo benissimo che è una malattia del nostro sistema nervoso, però è stato messo in correlazione con una vaccinazione, perché tutte le colpe molte volte lo prende il vaccino e questo non è esatto. Ci sono studi e il Ministero della Salute ha già dato tutta la correlazione fra non fare la malattia, cioè la percentuale di rischio che uno ha non facendo il vaccino, e le percentuali di rischio che uno ha e quale rischio ha facendo facendo la vaccinazione. Su questo tutti i dati sono concordi che è vantaggioso fare la vaccinazione perché i rischi di reazione o locale o generale sono meno importanti della malattia stessa. Guardi, è cioè, stata di una chiarezza, non poteva fare di meglio. Io le vorrei chiedere, restando sempre in tema di bambini, chiaramente, parlando di alimentazione, ieri abbiamo letto una notizia che parlava del fruttosio, cioè dei danni dall'eccesso di fruttosio. Un problema che hanno un po' tutte le mamme è quello della merenda, cosa dare ai bambini, cosa è giusto, perché bisogna trovare un compromesso tra ciò che è nutriente e ciò che è appetibile in qualche modo. Quindi può darci qualche ragguaglio? Allora, io la ringrazio di questa domanda perché è una domanda molto attuale. Il fruttosio, questo diciamo questo zucchero che sembra così innocuo, diciamo studi recenti hanno visto che può essere la causa della malattia della steatosi epatica. E che cos'è la steatosi epatica? Purtroppo fegato grasso, cos'è? Ecco, il fegato grasso, benissimo dottoressa. Quindi il fegato grasso in questo caso non è prodotto dal grasso, ma dall'introduzione precoce di zuccheri. Molto spesso quando il bambino viene allattato al seno anche, la mamma al terzo o quarto mese mi chiede se può introdurre la frutta, perché sembra un alimento che fa bene, innocuo e salutare.
È vero, invece... è un alimento buono, anzi se lo mangiassimo certo. Un po' di più sarebbe meglio, però durante l'allattamento materno specialmente non c'è bisogno di fare un'introduzione precoce della frutta al quarto mese, cosa che si diceva negli anni 80, 70, 80, nel senso di dare subito la frutta, di incominciare lo svezzamento della frutta. Studiosi di alimentazione hanno detto che non va bene, cioè introdurre la frutta precocemente, quindi il fruttosio, quindi gli zuccheri, switcha il gusto alimentare verso prodotti di tipo dolce, nel senso il bambino che comincia ad avere un'alimentazione dolce preferirà poi mangiare sempre certo. Più dolci, quindi e poi il succo di frutta, non si prenderà la frutta perché certo. Poi si cambierà col succo di frutta che è deleterio, dove non c'è frutta ma ci sono solo zuccheri. Quindi l'alimentazione del bambino si sposta verso un'alimentazione dolce che è quella che mano a mano fa venire ai bambini di 7-8 anni obesità e fegato grasso, che è irreversibile nei bambini fortunatamente, non è come nell'adulto che la steatosi epatica non è reversibile, cioè non si possa tornare indietro, ma è faticoso perché poi il bambino deve essere messo a un regime dietetico alimentare molto particolare. Allora, dottoressa, andiamo nel concreto, le faccio una domanda sì. Da padre più che da giornalista, sì. Da padre di un bimbo di 20 mesi, qual è la sì. Dieta più salutare, più giusta per i nostri bambini? Perché mio figlio, per esempio, mangerebbe frutta dalla mattina alla sera, ma credo non sia possibile. No, anche la frutta deve avere la sua collocazione. Innanzitutto la piramide alimentare che noi pediatri, anche della Società Italiana di Pediatria, portiamo avanti, è quella nella cui base ci sono tanti bicchieri di acqua, cioè il bambino di oggi non beve più. Molte volte non si beve l'acqua, alla base della piramide alimentare ci sono 5-6 bicchieri di acqua. Perché? Perché magari a volte il bambino, appunto perché è abituato al gusto dolce, preferisce bere surrogati, il tè, la Coca-Cola, i miei bambini la chiamano l'acqua nera, e quindi non bevono acqua. Quindi innanzitutto la mamma deve sapere che dal sesto mese di vita, quando c'è lo svezzamento, anche se il bambino beve il latte materno, è bene proporre sempre un pochino di acqua, perché così il bambino si abitua intorno, diciamo, poi a 7, 8, 10 mesi l'anno e anche a 2 anni come suo figlio, a bere l'acqua. Poi ci sono le 5 porzioni di frutta e verdura, per esempio fra frutta e verdura c'è bisogno di 5 porzioni, quindi molte volte i bambini, anche i miei pazienti, mangiano solo frutta e non mangiano la verdura, non è bene questo perché non è educativo, quindi nei pasti principali l'alimentazione deve essere bilanciata con i carboidrati, un po' di proteine, non tante come sappiamo perché sviluppa l'obesità, la dose importante di secondo, quindi di verdura, e poi un piccolo frutto che se non si dà a pranzo perché il bambino è sazio e ha mangiato tutti questi componenti che vi dicevo, può essere messa nel pomeriggio a merenda insieme a uno yogurt, insieme al pane, che può essere un alimento che prima si dava e adesso non si dà più, il famoso pane con l'olio o la famosa panzanella o bruschetta. In tutta Italia mangiamo questo bel prodotto che fa parte della dieta mediterranea, può essere data anche a un bambino di 2 anni in piccole quantità, briciolini, e può mangiare benissimo pane e olio e bere anche un bel bicchiere d'acqua. Quindi un'alimentazione basata su alimenti che vengono ripartiti nei 5 pasti, perché l'incremento dell'obesità purtroppo oggi è dovuto al fatto che si salta la prima colazione. E il prodotto sì. Che possiamo, diciamo, sostituire alle merendine, se la mamma per esempio lavora, non ha il tempo di preparare, non so, un dolce, sì. Magari il bimbo non ama la frutta, come possiamo fare, che soluzione possiamo trovare? Qual è il meno peggio in qualche modo? Perché a noi arrivano richieste da persone che lavorano e quindi non hanno il tempo, magari il bambino alcuni alimenti non li mangia, però vede gli altri compagni, ecco, come uscire da questa... Allora, si può dire, gli si danno le merendine. Si può fare? Si può dire.
diciamo, sono una che non demonizza la merendina, nel senso che anche le industrie cercano di fare questi prodotti in una maniera sana. Può essere una valida alternativa una volta ogni tanto, però se lei mi dice che tutti i pomeriggi manda delle merendine crostatine con cioccolata invece della marmellata, diciamo già non va bene. Quindi non starei a demonizzare le merendine, però una valida alternativa, che come ho detto può essere uno yogurt o una spremuta fatto in casa, ad esempio l'aranciata o diciamo la spremuta di mandarini o di arance, può essere fatta diciamo dalla mamma anche al mattino, e si può mettere in un contenitore, il bambino può portare anche questo a scuola, può bere dopo il famoso sport pomeridiano, invece di mangiare la pizza e qualche bibita gassata edulcorata, è preferibile bere, ad esempio, e non mangiare, perché si è perso magari sali con la sudorazione, eccetera, e bere una spremuta fatta in casa dalla mamma. Non possiamo dire che la scuola in qualche modo sta cercando di sopperire con delle buone norme, quindi sì, queste cattive abitudini, chiamiamole così, per esempio le patatine fritte, insomma ci sono una serie di nemici in agguato. In qualche modo possiamo dire anche che il ruolo della scuola, forse di concerto anche con i medici e i nutrizionisti, sta cambiando, insomma sta mostrando una via diversa. Sì, noi stiamo facendo anche questo, stiamo cercando di avere come interlocutore sia il Ministero della Pubblica Istruzione che il Ministero delle Politiche Agricole, per la distribuzione in tutte le scuole di frutta fresca. È per noi sarebbe un'ottima educazione un'educazione alimentare che si fa nella scuola, perché la scuola non deve dare solo nozioni storico, geografico, di cultura italiana, ma deve dare anche un'educazione sanitaria. E se il bambino vede nel distributore la frutta, magari è più motivato a casa, diciamo, a chiedere la frutta che un altro alimento che gli può far male. Dottoressa, sempre in tema di alimentazione, quando invece il bambino non vuole mangiare un po' perché fa i capricci, un po' perché è preso dal gioco, cosa bisogna fare? Bisogna forzarlo oppure no? Bisogna aspettare che gli venga fame? Allora, diciamo che noi adulti mangiamo quando abbiamo fame, sì, nel senso il bambino deve aver fame, cioè il famoso bambino che viene distratto dai giochi mentre si mangia, oppure la mamma che con il piattino segue il bambino che deve giocare a pallone oppure con i giocattoli che ha, per noi non è educativo, nel senso noi riteniamo che il bambino debba mangiare secondo regole, cioè anche quando si allatta il seno, quando si fa lo svezzamento, ci sono delle piccole regole, anche il mettere il bavaglino al bambino piccolo è una regola, è una regola che dà la mamma e che dice al bambino: in questo momento facciamo questa cosa. Quindi è importante sin da piccoli, perché poi quando si arriva a 3-4 anni le abitudini cattive sono consolidate, no? E quindi è bene sin da piccoli incominciare a dare delle regole, come le regole del sonno, come le regole degli stili di vita, del camminare e tutto. Bisogna dare delle regole giuste al momento giusto. Quindi quando il bambino innanzitutto non va premiato con il cibo, cioè noi non siamo d'accordo sul sistema di premiare il bambino col cibo, con la pizza, con la caramella, eccetera. Il bambino non va premiato con il cibo, giusto, perché non è un sistema quello. E poi quando il bambino non vuole mangiare non si forza, cioè se il bambino non ha mangiato significa che ha mangiato troppo prima o che ha delle cattive abitudini o regole. Quindi capisco che oggi la mamma ha difficoltà a rispettare gli orari, quindi la mattina fare colazione insieme a tavola è difficilissimo, certo, però quando non si lavora d'estate già si può fare questo, e già il bambino capisce che è un momento importante. A scuola mangia con tutti i bambini, quindi le regole ci sono perché la scuola le fa rispettare. La sera
ci devono essere altre regole, cioè non si mangia giocando, andando in giro per la stanza, la stanza da letto, la stanza dei giochi, ma si mangia in tavola con la mamma e papà. È la regola, diciamo, di vita normale. La regola numero uno. Dottoressa, grazie. Io direi che per oggi ci possiamo fermare, anche perché siamo andati anche un po' lunghi rispetto a quelli che sono i nostri tempi. Già l'avevamo preannunciato, ritroveremo la dottoressa Rongani alla puntata di domani per parlare dei disturbi del sonno, altro argomento veramente molto molto interessante. Quindi noi per adesso ci fermiamo e la salutiamo intanto. Grazie di essere stata con noi. Grazie, grazie. Vi ringrazio veramente di darci questa possibilità di parlare con, diciamo, con le mamme e con tutti quelli che vogliono avere informazioni sanitarie. Grazie. Perfetto. Appuntamento con la dottoressa Rongai per domani. La nostra puntata ancora non è finita perché è arrivato il momento del Medical News. Dedichiamo il Medical News di oggi agli attacchi di panico e daremo qualche consiglio. La paura arriva all'improvviso quando il panico entra nella vostra vita. Non siamo mai pronti. È normale che sia così, entra nelle nostre giornate stravolgendole e cambiandole per sempre. O almeno così è quello che crediamo, perché in realtà con l'aiuto di un esperto si può guarire in pochi mesi, perché la forza di cui abbiamo bisogno è in realtà dentro di noi. Sentiamo qualche suggerimento. Ne diamo esattamente 10. Imparare a conoscere l'attacco di panico, divenire consapevole delle varie fasi, insorgenza, apice e decrescita, e del fatto che non sono mortali né infiniti. Imparare ad osservarli come si osserva un temporale fastidioso, sapendo che finirà, e grazie a questa convinzione provare a conviverci. Per migliorare la capacità di osservare le proprie sensazioni con un po' di distacco può risultare utile apprendere le basi della meditazione. Ci sono persone che ne hanno anche molti attacchi durante il giorno ed è essenziale in questi casi imparare a conoscerli e lasciarli passare. Puoi ancora comprendere che gli attacchi di panico non sono solo un sintomo in realtà e dunque non costituiscono il vero problema. Il vero problema è ciò che li causa, cioè la propria insoddisfazione esistenziale. Agire su di essa costruendo quindi obiettivi raggiungibili, chiedere se serve l'aiuto di un professionista. Quando si percepisce che stanno per insorgere degli attacchi di panico, invece di subire passivamente le sensazioni fisiche spiacevoli che si stanno provando, fare qualcosa di concreto, quindi muoversi, camminare, oppure raccontare ad un amico ciò che si sta vivendo, mettere in atto delle tecniche di rilassamento e non farsi troppi problemi mentali. Dedicarsi ad un'attività artistico-espressiva, il teatro, il canto, la pittura, il movimento o la scrittura, qualsiasi cosa permette di dare voce ai propri vissuti interiori. Molto utili in questo senso le principali arti terapie, in particolare per esempio la teatroterapia, perché permette di sperimentare in un gruppo protetto nuovi modi di comportarsi. Puoi ancora trovare il coraggio di mandare magari a quel paese, come si suol dire, chi se lo merita. Puoi ancora definire amici solo le persone con cui si può, di cui ci si può realmente fidare. Ancora condividere con gli amici le proprie problematiche e chiedere a loro aiuto in caso di bisogno. Imparare a convivere con la propria paura, a fare figuracce se sono funzionali al raggiungimento di qualcosa che davvero si desidera, ecco, quindi non avere timore. Puoi ancora parlare con persone che hanno avuto degli attacchi di panico e che li hanno risolti, quindi importante è la condivisione. Ed infine diventare consapevoli che gli attacchi di panico guariscono e quindi che questa non è una condizione definitiva. E per oggi con questo è tutto. E con questi utili consigli abbiamo concluso anche la puntata di oggi. Michela, vuoi ricordare qualcosa? Ieri lo hai fatto? Ieri, non lo so, non lo ricordo. Non lo sai, vabbè. No, non dovevo ricordare nulla perché in realtà ho concluso io, quindi ho messo un po' insieme tutto. Ormai lo sapete, il nostro canale è l'86, potete interagire con noi in tanti modi. I canali social sono uno, ma potete anche farlo scrivendo una mail a redazione@medextv.it. Appuntamento con Prima Pagina Salute per domani, buon proseguimento con i programmi di Medical Excellence TV.